Allora, volevo partire con il raccontarvi una storia, non so, un mito, poi vi dirò anche la fonte. C'era una volta un tempio in Thailandia chiamato il Tempio del Buddha d'Oro, dove si trovava un'enorme statua di Buddha tutta fatta d'oro massiccio. A un certo momento, nel villaggio in cui il tempio, stava per scoppiare una guerra contro il villaggio vicino. Così gli abitanti del villaggio, per salvare la statua, del Buddha d'oro, decisero di ricoprirla con materiali poveri, quindi strati di calce, di gesso, in modo da camuffarla e farla sembrare qualcosa di poco valore. Poi la guerra effettivamente scoppiò e la statua, così come era speranza degli abitanti del villaggio, venne assolutamente trascurata. Passarono gli anni, la guerra durò a lungo, passarono gli anni, la statua veniva trasferita da un tempio all'altro, maneggiata anche male, appunto perché veniva considerata una statua di poco valore, fino a che non ci fu più nessuno in grado di ricordare che la statua una volta era stata una statua d'oro. Poi un giorno, in un villaggio adiacente a quello dove si trovava originariamente la statua, in un tempio povero, un monaco stava meditando davanti a questa statua quando un pezzo di intonaco della statua si staccò dalla mano della statua e il monaco si accorse che in realtà quella era una statua d'oro. Allora, questo racconto che trovate in un video che vi consiglio perché è molto bello, che si intitola Finding Joe, è un video che parla del mito dell'eroe e in particolare del libro L'eroe prende spunto dall'eroe, dai due volti di Joseph Campbell. Quindi è un video che è dedicato a Joseph Campbell. Joseph Campbell è stato uno studioso di miti, religioni e religioni americano, di grandissima levatura, che ha scritto appunto questo libro molto bello, L'eroe dei mille volti. E questo racconto viene portato come esempio di una metafora del sé. Il sé che rappresenta, semplificando tantissimo, che è la natura più profonda di noi. Il sé, potremmo dire, semplificando, è la nostra vera essenza, quindi va al di là e ben oltre l'io. Il sé è il nostro è ciò che dà significato alla nostra vita, sia per quanto riguarda la coscienza che per quanto riguarda l'inconscio. E questo racconto ci mostra come, in modo metaforico, naturalmente, quando nasciamo, quando siamo bambini, e quindi siamo la statua d'oro, diciamo, originariamente, come siamo connessi con la nostra natura più profonda. Poi chiaramente crescendo per necessità, ed è giusto che sia così, di adattamento al mondo esterno, pian pianino si formano strati su strati sul sé e a un certo momento però purtroppo non lo vediamo più. O comunque ne abbiamo soltanto un ricordo vago, come dicevamo ieri, e una certa nostalgia. Alcuni di noi, qualcuno proprio si dimentica, comunque, diciamo, rimane qualcosa che va riscoperto. E ora lasciamo un attimo da parte questo mito e passiamo al momento attuale che stiamo vivendo. Questa catastrofe, no, che ci ha investiti da gennaio ad oggi e che adesso torna purtroppo a investirci, l'irruzione del SARS-CoV-2, e
e che per la vita di tutti noi, per qualcuno di più, molto di più, per qualcuno di meno, è stato un trauma ed è tuttora un trauma, cioè una situazione traumatica che interviene a interrompere la nostra continuità, diciamo, ci toglie certezze, ci toglie sicurezza, no? Quindi il trauma fa questo, il trauma ci disloca, il trauma in qualche modo frantuma appunto determinate certezze che avevamo. C'è una parola, cioè in cinese, la parola crisi, che possiamo fare equivalere a trauma, può essere scritta con due idiomi. Uno significa pericolo e l'altro opportunità. Allora, quello che noi vogliamo mostrarvi oggi attraverso un racconto e attraverso l'analisi di questo racconto, che vi dico subito, no? Allora, il racconto è Vita di P, che è un romanzo da cui poi è stato tratto un film che si intitola ugualmente Vita di P. Poi vedremo la storia di questo racconto e poi Paola ci parlerà del significato simbolico del racconto. Ecco, quello che volevamo mostrarvi sono gli aspetti di opportunità della crisi o del trauma, senza togliere chiaramente la gravità di quello che stiamo vivendo, no? Però, quanto questo costituisca un pericolo dal punto di vista psichico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico, lo sappiamo tutti, quindi quello lo lasciamo da parte, diciamo, e ci concentriamo invece sull'aspetto di opportunità, quindi come una situazione traumatica può essere non soltanto subita in qualche modo, ma può essere vissuta in modo trasformativo. Come può diventare un'opportunità perché noi si vada alla ricerca di qualche cos'altro. E qui interviene il discorso appunto dell'immaginazione, del simbolo, del racconto mitico. Se noi in qualche modo possiamo permetterci, mi viene da dire, di vivere quell'esperienza che nella vita di tutti i giorni è traumatica, come un'esperienza che, come si dice, possiamo guardarla dal lato dell'esperienza interiore che ci sta accadendo in quel momento e quindi possiamo vedere l'altra faccia, diciamo, dell'esperienza. Creando in qualche modo con l'immaginazione un racconto mitologico di quello che ci sta accadendo, allora lì si dà l'opportunità trasformativa per noi. Adesso sembra difficile, ma poi questo lo andiamo a vedere nel dettaglio. Anzi, comincerei subito condividendo le slide e una prima immagine. È questa, ok, non so se la vedete. Allora, qui vediamo due immagini tratte da un film che credo sia noto per molti di voi. Il film è La storia infinita. Da un lato, a sinistra, vediamo il protagonista umano, diciamo, della storia, che è Bastian, e a destra vediamo Atreyu. Con il suo cavallo Artax. Allora, la vicenda, molto in breve, è quella di un bambino, Bastian, che sta attraversando una fase traumatica della sua vita, ha appena perso la mamma. Quindi chiaramente è in un periodo di forte depressione, tristezza, è figlio unico, vive col papà, che si vede all'inizio del film, è un uomo sicuramente presente, ma forse non tanto empatico. Il bambino inoltre è un oppresso perché viene bullizzato dai suoi compagni di scuola, quindi lo vediamo che deve scappare dai compagni che lo inseguono e poi lo buttano in un cassonetto della spazzatura.
fino a che a un certo momento, scappando dai compagni di classe, il bambino riesce a rifugiarsi in una libreria, dove entra in possesso di un libro molto misterioso, diciamo lo ruba, però poi lascia un bigliettino con su scritto "non si preoccupi, lo restituirò" al libraio, che è questo uomo anziano, un po' burbero, ma che si capisce che in qualche modo è dalla parte del ragazzo, quindi simbolicamente è una figura, potremmo dire, di vecchio saggio. E il bambino ruba questo libro e se lo porta, e corre a scuola, va a rifugiarsi nella soffitta della scuola dove comincia a leggerlo. E la cosa, interessante è che più legge il libro, più si accorge che quel libro fantastico, dove ci sono mostri, draghi volanti, pietre parlanti, eccetera, in realtà sta parlando di lui. E vedete la faccia di stupore del bambino, no? Di Bastian. Allora il bambino, quando scopre che quel racconto sta parlando di lui, passa attraverso diverse fasi. Una prima fase di assoluta incredulità. Poi sgomento, addirittura a un certo momento prova paura, si mette a urlare. E poi finalmente, alla fine del racconto, riuscirà a accettare che quella storia sta parlando di lui. Allora, qui leggiamo insieme la citazione tratta da Joseph Campbell, che trovate qua sotto: "Funzione dei simboli mitologici è darci un senso di: ah sì, so cos'è, si tratta di me." Allora, l'accesso alla dimensione mitologica, al racconto mitologico, al racconto simbolico, ci permette di leggere la nostra esperienza dandole in qualche modo un attributo di universalità. Quell'esperienza che io sto vivendo, in termini profondi, quindi di emotività che mi sta toccando in tutto il mio essere, è un'esperienza sconvolgente sicuramente dal punto di vista della coscienza, ma è un'esperienza che in qualche modo mi avvicina all'umano. E nel momento in cui si riesce a sentire questo, che quella è un'esperienza che sì, sto vivendo io, ma che ha un significato che va al di là e oltre il mio singolo essere, in genere, questo lo si vede in terapia, si prova una certa sensazione di sollievo, perché è come se se ci cominciassimo a instradare verso una strada che porta a un'attribuzione di senso. Il problema si sta male, si sta veramente male quando non riusciamo più dare un senso alle cose, quando quello che ci accade viene visto soltanto come qualcosa di negativo, che non è giusto perché a me, eccetera, eccetera. Se invece io riesco a dare un senso a quello che mi succede, allora riesco ad attraversare le situazioni della vita con più equilibrio. Ho trovato sempre in questo video, Finding Joe, questa frase che mi ha molto colpito: la questione non è ciò che accade, ma quello che facciamo di ciò che accade. Che cosa sono i miti? I miti sono dei racconti che parlano di creazioni, di conflitti, di realizzazioni, sono delle metafore che esprimono delle preoccupazioni che sono comuni a tutti coloro che partecipano della vita. Sappiamo che un tempo i miti culturali avevano dei compiti essenziali nella società greca. Nell'antichità, per esempio, spiegavano il funzionamento di alcuni eventi naturali che altrimenti sarebbero stati vissuti soltanto con terrore dalle persone. Quindi, creando un mito in cui il sole veniva portato da Apollo ogni mattina con il suo carro, faceva meno paura, diciamo, dava un senso al fatto che a un certo momento il sole scompariva. Non avevano ovviamente le conoscenze scientifiche che abbiamo noi oggi. Pensate che esperienza terrificante deve essere il sole che a un certo momento non c'è più, arriva il buio totale. Oppure i miti presiedevano anche in qualche modo la transizione da una fase dello sviluppo
gruppo esistenziale all'altra, quindi accompagnavano i riti di iniziazione. I miti aiutavano anche i membri di una società a capire il significato della propria posizione socio-economica e delle prescrizioni etniche di quella società. Avevano tantissimi ruoli che piano piano, con l'avvento della scienza, della tecnologia, che chiaramente hanno cominciato a fornire strumenti sempre più, spiegazioni sempre più affidabili per in qualche modo imbrigliare la natura, i miti hanno cominciato appunto a scomparire. In più sono intervenute anche le dottrine religiose che quindi hanno cominciato a fornire delle cornici, delle regole, quindi non c'era più neanche bisogno di seguire il mito per cercare un senso, diciamo, spirituale, per dare un senso spirituale alle cose. E quindi il pensiero mitico pian pianino ha cominciato a dissolversi, con un grave danno. Vediamo oggi, no? Tra l'altro qui si potrebbe parlare per ore di come anche questo virus, questa piaga pazzesca, sia in qualche modo conseguenza di questa iperspecializzazione tecnologica che ci ha portato collettivamente, ma anche individualmente, ad allontanarci da una dimensione istintuale. Ma qui si andrebbe un po' troppo, diciamo, oltre, prenderebbe troppo tempo. Vi do una definizione di mito di una ricercatrice filosofa americana, Jane Huston, che ha paragonato il mito a un DNA cognitivo ed emozionale della psiche, sempre nuovo, sempre prolifico e tuttavia antico come le montagne che nascondono dentro di sé i segreti ancestrali della nostra specie. Mi è sembrata una definizione molto bella, che ci fa ricordare che il mito è in continuo divenire. Il mito per sua natura fa parte, è dinamico. E per questo noi oggi ci possiamo permettere anche di andare a vedere come certi miti si ritrovano in storie che vediamo ancora oggi, appunto, che vediamo oggi, che vengono prodotte oggi, appunto, La storia infinita, Vita di Pi, ma io credo che si trovi tanto di questo materiale anche nelle serie televisive che adesso oggi vanno per la maggiore. Allora, vediamo un'altra slide. Qui ci sono due immagini, chiaramente quella di sinistra non ha bisogno di didascalia, tutti sapete, tutti avete visto, questa è entrata a far parte dell'immaginario comune, sono i camion con le bare che partono da Bergamo. Nel periodo più tremendo dell'epidemia, a marzo, però diciamo in qualche modo purtroppo ci stiamo un po' rientrando, speriamo di non arrivare a quei livelli. E a destra abbiamo un'immagine presa dal film, sempre La storia infinita, vediamo Atreyu che attraversa le paludi della tristezza. Quindi un'immagine che in qualche modo ci mostra che cosa accade senza bisogno di tante parole, un'immagine molto forte che ci mostra che cosa accade quando, appunto, quando stiamo attraversando un periodo di depressione, di grande tristezza, giustificato da ciò che accade chiaramente nella nostra vita. Sempre Joseph Campbell dice che le possibilità di andare più in profondità in se stessi e di trovare forza arrivano quando la vita ci pone di fronte alle sfide più difficili. Chiaramente, allora, una volta sono andato, ho avuto la fortuna di essere un'intervista a Valerio a Marina Abramovic, ormai sono 2 anni fa, quando c'era la sua mostra a Firenze. E Marina Abramovic, che è una donna, un'artista che ha nella sua vita è passata attraverso diverse situazioni traumatiche, sia a livello individuale sia a livello sociale.
A un certo momento ha detto una cosa molto interessante, a mio avviso, no? Ha detto che vivere delle situazioni estreme, appunto traumatiche, in qualche modo dà la possibilità di accedere a una, appunto quello che dice Campbell, no? A una ricerca di senso più profonda. Lei molto carinamente ha detto: chiaramente non auguriamo a nessuno di essere costretto a attraversare una situazione traumatica, ma nel momento in cui accade, anche lei disse, cogliamo l'opportunità. Allora, qui abbiamo un'altra immagine. Allora, qui cominciamo a vedere una immagine tratta dal film Vita di Pi. Anche questa mi sembra molto evocativa. Quello che arriva dall'inconscio nel momento in cui ci mettiamo in ascolto di noi stessi e andiamo alla ricerca di qualcosa che vada oltre la razionalità, che vada oltre quello che Jung chiama il pensiero indirizzato, il pensiero maschile, il pensiero logico. Quando andiamo a cercare qualcosa che abbia a che fare appunto con il pensiero invece mitologico, il pensare per immagini, il pensare fantasioso, possiamo anche dire. Ecco, quello che possiamo incontrare e quello che ci tiene anche lontani, spesso tiene molti lontani dal fare questa operazione, è la paura che possano emergere immagini simili a questa, no? È abbastanza terrificante, una tigre che spunta dal mare attaccandosi, vedremo, alla scialuppa di salvataggio sulla quale noi ci troviamo. Wow, no? Allora, siamo alle prese con questa roba qua. E siccome siamo alle prese con questa roba qua, possiamo parlarne solo attraverso, credo, solo attraverso immagini. Parlarne attraverso immagini ci dà la possibilità di vivere quell'esperienza in un modo che la coscienza può accettare. Leggiamo quello che c'è scritto. Le fantasie coscienti, quindi, mercé l'utilizzazione di materiale mitico, rappresentano determinate tendenze della propria personalità che non sono ancora o non sono più riconosciute. Il più delle volte si tratta di cose che passano per immorali o impossibili e la cui presa di coscienza urta perciò contro le più forti resistenze. È chiaro che se devo accettare, devo riconoscere a un certo momento che dentro di me c'è anche forse una potenziale tigre, insomma, non è una cosa facile, no, da vedere. Allora, sempre tornando al discorso del mito, che è difficile da comprendere che cos'è il mito. Volevo portarvi un altro esempio. I miti li ritroviamo anche in favole, scusate, in fiabe che tutti noi oggi conosciamo. Per esempio, una fiaba molto famosa è quella della Bella e la Bestia. La Bella e la Bestia credo che tutti l'abbiate vista in più versioni, la più famosa è quella della Disney. Ecco, rimetto un attimino. La Bella e la Bestia probabilmente prende spunto, nasce dal mito di amore psiche che si trova nell'Asino d'Oro o le Metamorfosi di Apuleio. Ma la Bella e la Bestia la ritroviamo anche questo, diciamo, la ripetizione di questo racconto la ritroviamo anche in favole che ci vengono riproposte oggi. Per esempio, un film in cui ritroviamo questo tema è King Kong, che probabilmente conoscete. King Kong, la prima versione di King Kong è un film intorno al 1930,
un film sceneggiato del 1933, sceneggiato da Edgar Wallace. Poi ne è stata fatta un'altra versione bellissima che vi raccomando, di Peter Jackson, che è l'ultimo King Kong, con Andero, Adrian Brody e Thomas Jacob, quindi con, scusate, con Naomi Watts. Andero è il nome della protagonista del racconto. E vediamo qui anche qui alcune immagini tratte da questo film, che ci fanno vedere un po' appunto che cosa tocca l'esperienza mitica. Questa è la scena in cui gli eroi, Andero e tutti gli altri, arrivano alla Skull Island, l'isola del Teschio, dove poi incontreranno il mostro, King Kong. Allora di nuovo vediamo comunque qual è l'altra faccia, diciamo, dell'esperienza mitologica, cioè dell'avvicinarsi ai contenuti dell'inconscio, nell'esperire la nostra realtà non soltanto dal punto di vista cosciente, ma andando a ricercare delle spiegazioni razionali, ma nell'accostarsi a quello che si muove dentro di noi. Questa è un'immagine, insomma, di che cosa si trova all'inizio, no? Quindi è abbastanza terrificante. E qui vediamo un'altra scena, abbiamo Andaro davanti a King Kong. Ieri, nella lezione di ieri, parlavamo dell'incontro della donna con il maschile che c'è dentro di noi. Allora, il mito di amore psiche e la fiaba della Bella e la Bestia, in qualche modo, diciamo, parlano di questa esperienza, no? Dell'esperienza dell'incontro con la nostra controparte maschile, quella che Jung chiama animus. All'inizio la controparte si presenta in questo modo, diciamo, come qualcosa di animalesco, brutale e terrificante, ma se poi riusciamo ad attivare la nostra funzione di relazione, cosa che la protagonista del film fa in modo stupendo, a un certo momento c'è una scena del film in cui lei, piccolina, minuscola, si mette a ballare, a fare il pagliaccio davanti a King Kong, in qualche modo per conquistarlo. E lui la guarda intenerito, poi si innamora, no? E nasce una storia d'amore tra questi due personaggi, una cosa incredibile. Un altro film che parla della Bella e la Bestia, per fare un veloce excursus, diciamo, è un altro film che vi consiglio, tra l'altro, bellissimo, è Fur, la storia di Diana Arbus. Diane Arbus è una fotografa, è stata una fotografa del Novecento americana e il film con una meravigliosa Nicole Kidman ha avuto, secondo me, questa trovata che a me ha entusiasmato, insomma, della rendere la sua storia in modo assolutamente romanzato e fantastico. E quindi si vede all'inizio, diciamo, la storia del reale di questa donna, no? Quindi questa donna che apparteneva a una buona famiglia della borghesia americana, a ricchi, che sposa un uomo che fa fotografo di moda, un uomo che piace al padre. Lei comincia ad aiutare il marito nel preparare le modelle per le fotografie. A un certo momento si trasferisce nell'appartamento sopra il quale lei vive con tutta la sua famiglia, ci sono anche due bambini, un uomo che vediamo qui riprodotto, affetto da questa malattia, per cui appunto ha tutti i peli sulla faccia, tra l'altro uomo che ispirato a un personaggio realmente vissuto, Stefan Bibrowski, un cistercense polacco di fine 800 che era affetto da ipertricosi, era un uomo tra l'altro di nobili natali che a un certo momento va appunto a fare e anche vissuto insomma più di 40 anni quindi con questa malattia. E anche qui vediamo le diverse fasi, all'inizio l'incredulità, poi lo stupore, poi la paura e poi alla fine l'accettazione di questo incontro, finché lei si fa coinvolgere
E sarà nel film, sarà Lionel, così si chiama lui, che accompagna la protagonista a conoscere le parti più profonde, più oscure anche di lei. Diane Arbus è una fotografa che ha sfidato il limite, diciamo, che molto avanti per la sua epoca, a un certo momento decise, capì che la sua, diciamo, natura la portava a fotografare gli ultimi degli ultimi, i freaks, le situazioni di povertà estrema, i mostri. Questa è una sua citazione che ho trovato mentre cercavo le fotografie su internet, quindi l'ho trovata su web, è attribuita a lei, non posso garantire, però credo di sì, mi piace pensare che sia così, e l'ho trovata molto attinente anche al discorso che stiamo facendo, quindi l'ho messa, no? Molte persone vivono nel timore che possano subire qualche esperienza traumatica, i freaks sono nati con il loro trauma, hanno già superato il loro test nella vita, sono degli aristocratici. Qui vediamo lei, Diana Arbus, con in mano una delle sue fotografie, fotografa dei nudisti. E qui abbiamo un'altra frase sua: ciò che preferisco è andare dove non sono mai stata. E qui abbiamo un'ultima immagine. Quello che voglio dire è che se ti capita di parlare con qualcuno che ha due teste, certamente quella persona saprà delle cose che tu non sai. Lei si spinse, questo lo dico per, diciamo, onore di cronaca, perché si spinse così oltre nella sua ricerca dell'altrove che morì suicida. Probabilmente, poi qui apro e chiudo immediatamente, andò veramente tanto oltre fino appunto ad essere un po' risucchiata, però insomma non è questo il luogo per approfondire questo argomento. Adesso, io direi che forse passo subito perché vedo che sono già le 10:16, poi volevo, ecco, no, vi volevo fare un altro esempio molto velocemente, poi passo al racconto perché non vedo l'ora di sentire Paola. Allora, passiamo a questa slide qua. Qui abbiamo un altro esempio che mi interessava mostrarvi di come i bambini sono in grado di accedere a un racconto diverso della realtà, quindi a un racconto che prende spunto dall'immaginazione, cioè sono in grado di servirsi dell'immaginazione per raccontare diversamente la realtà, i momenti traumatici e insopportabili forse dal punto di vista emotivo, e come questo riraccontarsi la realtà possa aiutare a in qualche modo contattare delle emozioni che altrimenti sarebbero troppo destrutturanti, contattarle in modo diverso. I bambini sono veramente dei maestri in questo. Questo è un'immagine del film Nel paese delle creature selvagge, film di Spike Jonze, e adattamento cinematografico del libro per bambini illustrato da Maurice Sendak Nel paese dei mostri selvaggi. La vicenda in breve è quella di questo bambino che sta attraversando una fase traumatica della sua vita perché i genitori si sono separati e la madre porta a casa il suo nuovo compagno. Il bambino ha una crisi isterica e la madre lo mette in castigo in camera sua. A quel punto il bambino, chiuso nella sua camera, entra nel paese delle creature selvagge e da qui ha inizio il racconto in cui il bambino incontra questi mostri. Qui abbiamo un incontro ravvicinato, qui abbiamo un altro di questi simpaticissimi mostri che incontra nel paese delle creature selvagge. E qui abbiamo invece una immagine di un'illustrazione del libro di Maurice Sendak. Il bambino, la cosa interessante, se poi avrete voglia di andarvi a vedere il film, è che con questi mostri ingaggia guerre,
li sprona alla violenza, diventa un re a un certo momento dispotico. Quindi agisce, diciamo, nell'immaginario della fiaba, della storia che si inventa, tutte quelle emozioni che non erano sopportabili, non erano, diciamo, confrontabili, con cui era difficile confrontarsi nella realtà esterna. A un certo momento, qui devo spoilerare il finale, ma è importante per, diciamo, chiudere, no, questo discorso. A un certo momento il bambino, appunto, riesce a ristabilire la pace, i mostri si acquietano, diventano, insomma, diventano suoi amici, insomma. E addirittura anche quelli che prima gli erano contrari gli chiedono di rimanere in quel paese dei mostri selvaggi, di rimanere lì e di continuare a essere il loro re. Lui a quel punto si trova di fronte a una scelta. Allora, se la semplifico tantissimo, il bambino decidesse di rimanere lì, allora abbiamo un problema, perché questa esperienza, l'esperienza dell'immaginazione, poi deve essere reintrodotta nella realtà. Il bambino, infatti, con suo grande dispiacere, alla fine del film decide di ritornare dalla sua mamma e tornerà dalla sua mamma con un'esperienza che gli darà la possibilità di resistere alla tensione che la sua vicenda di vita gli sta procurando in quel momento. Ecco, e adesso, passo a raccontarvi, la storia che poi Paola ci racconterà in termini psicologici. Allora, appunto, questo qui vediamo l'autore del libro, Jan Martell, di cui si sa molto poco, anche perché appunto è un autore ancora vivente, quindi in genere finché sono in vita chiaramente ci tengono alla loro privacy. Di Jan Martell sappiamo solo che nasce in Canada e ha vissuto la sua giovinezza in diversi posti: Spagna, Costa Rica, Francia, Messico, Stati Uniti. Quindi ha girato molto con i genitori e poi da solo. Si è laureato in filosofia in Canada, dove poi si è stabilito a vivere. Allora, la storia è quella, qui abbiamo qualche immagine. La prima immagine è, diciamo, l'inizio, mi sembra, del film in cui abbiamo questo personaggio, quest'uomo indiano che vedete sulla destra, che sta raccontando una storia che gli è capitata quando era ragazzino allo scrittore, che possiamo immaginare appunto come se fosse Jan Martell. E qui comincia il racconto. Il protagonista si chiama Piscin Molitor Patel. È un bambino che racconta, la storia viene raccontata chiaramente in prima persona. Piscin, bambino, è un ragazzino felice, direi. Vive a Pondicherry, una cittadina sul mare nel Tamil Nadu, India sud-orientale, una ex colonia francese in mezzo a tante colonie inglesi. Vive con la madre, il padre e un fratello maggiore appassionato di baseball. Il padre, è padrone di uno zoo, nel senso che il terreno è dato in concessione e gli animali sono suoi. Piscin ci racconta, prende il suo nome da uno zio che era appassionato, grandissimo appassionato di nuoto, grandissimo nuotatore e grandissimo appassionato di piscine. E infatti Piscin Molitor, la piscina Molitor è una piscina molto bella che si trova a Parigi, tra l'altro è tuttora esistente, adesso è stata trasformata in un centro benessere. Una piscina che lo zio appunto apprezzava molto e quindi il bambino che ha imparato a nuotare dallo zio e a nuotare molto bene viene chiamato così. Un nome che però quando è ragazzino gli causa diversi problemi perché piscina è un po' simile a pipì e quindi a scuola i compagni di classe cominciano a chiamarlo pipì.
fino a che Pishin ha un'intuizione, e che adesso non vi sto a spiegare perché è abbastanza complessa, comunque riesce a un certo momento della sua vita a farsi chiamare dai compagni e anche dagli insegnanti soltanto Pi, come Pi greco. Allora, che cosa succede? Che a un certo momento il padre di Pishin, per la mutata condizione socio-economica del paese, decide di trasferirsi con tutta la famiglia in Canada. Pishin non è assolutamente contento, così come non è contento il fratello. Tra l'altro sappiamo che Pishin si è appena innamorato, quindi figuriamoci, ancora meno contento di partire. Ma niente, non c'è nulla da fare. Quindi tutta la famiglia parte a bordo di questo mercantile battente bandiera panamense, un mercantile giapponese. E alla volta del Canada, nella stiva della nave vengono anche messi nelle loro gabbie alcuni animali che sono stati venduti a degli zoo canadesi. Ma purtroppo poco dopo la partenza la nave affonda. Pishin si salva per miracolo perché praticamente a un certo momento durante la notte si sveglia e per un forte rumore, e quindi va a vedere sul ponte della nave, si reca sul ponte della nave per vedere che cosa è successo. Quando poi decide di tornare in coperta, non riesce più perché ormai la nave è piena di acqua. Quindi torna sul ponte e viene gettato come si chiama, dai marinai sulla zattera di salvataggio e sulla zattera, sulla barca di salvataggio, e quindi si salva. A questo punto la storia cambia totalmente. Ah, c'è un'altra cosa da dire che è importante, che Pishin ci racconta di essere un bambino molto curioso. È curioso sia di scienza, e infatti studia gli animali dello zoo dal punto di vista anche scientifico, sa come si nutrono, quali sono le sue abitudini, le loro abitudini, eccetera. Ma è anche molto curioso di spiritualità, quindi frequenta la moschea, frequenta il tempio indù e frequenta la chiesa cristiana, all'insaputa tra l'altro dei vari sacerdoti, delle varie professioni che poi a un certo punto si incontrano e sono anche abbastanza seccati, no? Invece che essere contenti di questa sua curiosità a 360 gradi. Il bambino appunto adesso si trova sulla zattera di salvataggio, sulla barca di salvataggio, e qui c'è un cambio di scena pazzesco. Scopriamo che sulla barca ci sono con lui una zebra con una gamba rotta, una iena, e una tigre del Bengala di nome Richard Parker, scusate. Poco dopo si avvicina e sale sulla barca anche un orango di nome Oranjus. Da qui ovviamente la vicenda prende tutt'altra forma. Dapprima assistiamo alla iena, terribile animale, che comincia a divorare la gamba mezza staccata della zebra. Poi comincia a divorare l'interiora della zebra con l'animale ancora vivo. Poi vediamo una lotta dopo che ha fatto fuori la zebra, vediamo una lotta a cui Pishin assiste terrorizzato dal fondo della barca, coperta per metà da un'incerata. Poi vediamo la lotta tra la iena e l'orango, dove la iena l'ha meglio, quindi uccide anche l'orango. Dopo che la iena ha fatto fuori questi due animali, la tigre del Bengala, che probabilmente fino a quel momento era un po' intontita e quindi era stata sotto l'incerata, esce fuori dall'incerata e fa fuori la iena. Poi divora anche gli altri animali. A questo punto Pishin si ritrova da solo su una barca in mezzo al mare, alle prese con la fame, il freddo, le tempeste, la salsedine, la paura e una tigre del Bengala. Vediamo nel film che pian pianino
Piscina escogita tutte delle tecniche per salvarsi dalla tigre, quindi crea con le scialuppe di salvataggio, come si chiamano? Oddio, adesso non mi viene, insomma, riesce a creare una zattera al di fuori della scialuppa di salvataggio, dove lui se ne sta al sicuro legato con una corda lontano dalla tigre. Poi scopre che comunque ci sono tutti delle scatoline con dentro cibo, c'è dell'acqua, insomma, tutte delle tecniche di sopravvivenza. Fino a che arriviamo a vedere che finite tutte le provviste, Piscine comincia anche a pescare, pesca le tartarughe, c'è una scena incredibile, questa ve la voglio raccontare, poi arrivo alla fine, in cui lui pesca una tartaruga e il sangue della tartaruga è buono e rinfrescante se l'animale è ancora vivo. E quindi lui fa la stessa cosa che la iena aveva fatto con la zebra. Si beve, ammazza la tartaruga e mentre è ancora viva ne svuota le, cioè ammazza, scusate, accoltella la tartaruga e mentre è ancora viva ne svuota l'interiora per bere il sangue. Questa è una delle scene più forti. In parallelo, Piscine ha a che fare con la tigre, che tenta in qualche modo di addomesticare per poter sopravvivere. Decide che la tigre non va uccisa. Vi leggo soltanto questa citazione dal libro, perché credo che poi servirà anche a Paola. Allora, la tigre, vi ricordate, si chiama Richard Parker. Fu Richard Parker a calmarmi. Ironico, no? Proprio colui che mi spaventava a morte era anche la mia fonte di pace, di motivazione e oserei dire di integrità. E dovevo domarlo. Fu in quel momento che me ne resi conto. Non era una questione di me o lui, ma di me e lui. Eravamo letteralmente e metaforicamente sulla stessa barca. Saremmo vissuti o morti insieme. Solo domandolo avrei potuto sperare di ingannarlo, ma c'era dell'altro, sarò sincero. Una parte di me era contenta della presenza di Richard Parker, di questa tigre del Bengala. Una parte di me non voleva assolutamente che Richard Parker morisse, perché allora sarei rimasto solo con la mia disperazione. Nemico ancora più temibile di una tigre. Era Richard Parker a darmi la volontà di vivere, impedendomi di pensare continuamente alla mia famiglia e alla mia tragica situazione, mi spingeva ad andare avanti. Lo odiavo per questo, ma allo stesso tempo gliene ero grato. È la pura verità, senza Richard Parker non sarei qui a raccontare la mia storia. E vi invito a ricordare quell'immagine di Richard Parker della tigre che spunta dal mare. Arriviamo alla fine della vicenda, vi mostro di nuovo le slide. Scusate, qui abbiamo la zattera, insomma, la barca di salvataggio. Con Richard Parker e P che fronteggia l'animale. Qui abbiamo lui che tenta nella prima immagine, lui che tenta di domarlo con questo bastone. Qui abbiamo quella zattera che lui aveva creato fuori appunto dalla barca, dall'imbarcazione per starne lontano. Qui sulla destra abbiamo lui che chiede a Dio che cosa ha fatto di male per trovarsi in quella situazione. Qui abbiamo lui su un'isola di Suricati, però adesso non c'è tempo per raccontare anche questa immagine. Comunque, se andrete a vedervi il film, spero di avervi incuriosito, troverete chi sono queste simpaticissime creature. E qui c'è di nuovo lui sulla zattera nel momento in cui incontrano anche una balena. Quindi vedete che di simboli è piena questo racconto. Il racconto finisce con il raggiungere le coste del Messico. Qui abbiamo P quando
approda sulla spiaggia, sulle coste del Messico, dove verrà trovato, verrà portato in ospedale e curato. A quel punto arrivano a trovarlo gli addetti della compagnia di assicurazione, gli addetti giapponesi della compagnia di assicurazione della nave, che per capire se ci vuole un risarcimento gli fanno un interrogatorio e gli chiedono di raccontare che cosa è successo. Allora lui racconta loro la storia che io vi ho raccontato, ovvero la tigre, Richard Parker, Oran Jus, l'orango, i suricati, l'isola, eccetera. E alla fine del suo racconto, i due addetti della compagnia di assicurazione gli dicono, a differenza di quello che invece gli dice lo scrittore canadese che lo ascolta, che è molto entusiasta di questo racconto, i due della compagnia di assicurazione gli dicono: ma guardi, ci permetta di dubitare, cioè come può essere che sia successa una cosa del genere? Allora lui dice: va bene, adesso vi racconto un'altra storia. Mi trovai sulla zattera con mia madre, con una gamba rotta, con un marinaio molto aggressivo che a un certo momento uccise mia madre, eccetera, eccetera, eccetera. E alla fine di questo racconto terrificante delle vicende reali, chiede ai due quale storia preferite. E io adesso passo la parola a Paola, che sono contentissima che sia qui con me oggi, sono molto curiosa. Allora, grazie Ilaria. Aspetta che interrompo, ecco. Sì, allora, ti ringrazio intanto per questa ricchezza di immagini con cui ci hai svegliato stamattina e poi anche per la dedizione con cui racconti le storie con dovizia di particolari che mi aiuta adesso a riprendere alcune suggestioni e non dover riprendere tutto. Allora, nella storia di P che ci ha raccontato Ilaria, è evidente che ci troviamo in un'atmosfera da sogno, quasi subito tutto sommato, poi sempre di più nel corso della storia. Infatti, ricorre continuamente la domanda se sia una storia vera o inventata. E sullo sfondo noi possiamo riconoscere il problema di quanto siano reali le figure che compaiono nei sogni o i prodotti dell'immaginazione. Scrive Jung, non si vive solo di giorno, ma si vive anche di notte. Spesso compiamo in sogno le nostre maggiori imprese. E qui siamo nel libro rosso. Testimonianza e racconto del suo andare notturno per mare, incontro alle figure che abitano la personalità inconscia. Jung torna spesso a insistere sulla realtà della psiche e delle sue immagini, specificando che con reale intende tutto ciò che produce un effetto. Ma sappiamo anche che la nostra coscienza è restia a dare valore di realtà alle immagini dell'inconscio, perché secondo Jung è proprio il tipo di coscienza terribilmente sopravvalutata da un canto e dall'altro è anche la maggiore conquista dell'uomo, ma in alcuni casi si rivela priva di valore. E lui fa questo esempio. Lui dice, per pensare a una cosa, perché per esempio pensare a una cosa consciamente non significa che quella cosa ci abbia veramente toccati. E fa questo esempio, è come se tu dicessi a qualcuno, guardi, ho l'impressione che ci sia un piccolo cobra nella sua tasca. E quello si limitasse a rispondere, ah, si tratta di questo dunque, ma che cosa interessante. E un uomo di questo genere pensa di essere consapevole, ne è assolutamente convinto, ma in realtà non metterebbe mai la mano in tasca se davvero pensasse che lì c'è un cobra. Cioè non si spingerebbe mai a raggiungere il fondo della tasca, perché è un compito lungo e faticoso. D'altro canto, sappiamo che sarebbe anche da matti dare iniscandescenze pensando di avere un cobra in tasca. Allora, se su un piano cosciente può essere sufficiente pensare che ci si trovi in una situazione come se, su
Sul piano dell'immaginazione, invece, è proprio con quel cobra che è necessario entrare in relazione per andare avanti. Leggendo Vita di Pi, capiamo subito che si tratta, di una storia straordinaria. Il protagonista non ci gira intorno, parla chiaro, promette all'inizio, subito al suo interlocutore una storia che ti farà credere in Dio e conclude con una storia così come piace a Dio. Questi riferimenti al divino spostano la narrazione nell'ambito del mito. E nel linguaggio del mito, come diceva Ilaria, vediamo come il pensiero logico indirizzato lascia spazio al pensiero fantasticato e dell'immaginazione, dove l'evento, per la sua straordinarietà, può essere narrato solo per mezzo di quella lingua ambigua. Jung diceva, io devo parlare, la lingua che parlo deve essere ambigua, ossia a doppio senso, per essere più fedele alla natura psichica nella sua duplicità. Ci troviamo quindi all'interno di una narrazione mitica, dove inoltre abbiamo l'occasione di osservare uno dei modi in cui è possibile relazionarsi con le figure e i personaggi che abitano l'inconscio. Potremmo dire come relazionarsi col simbolo. Una relazione vissuta totalmente, emotivamente, con reale partecipazione emotiva e fisica. I personaggi animali non ci appaiono infatti solo come metafore o allegorie di aspetti psichici, non vi è per esempio alcuna traccia di antropomorfismo negli animali che troviamo nel racconto. Così se noi affermiamo che la iena, la zebra, la tigre sono simboli o immagini archetipiche, non stiamo parlando di modelli di pensiero, ma di un'esperienza emotiva e precisamente di un'esperienza emotiva individuale. L'incontro con quella tigre, con un nome e cognome, Richard Parker, è vivo e dotato di senso perché possiede un valore emotivo e sentimentale per quell'individuo lì. Anche perché l'incontro con Richard Parker, la tigre, minaccia realmente l'esistenza di Pi e al contempo lo salva. Quindi difendersi, ammaestrare la tigre, alla fine salvare la vita alla tigre, diventano innanzitutto un'opera di riconnessione con la propria ombra istintiva e animale, da cui non è più possibile separarsi. Come ci dice Conrad nel Compagno Segreto, ormai il bastimento filava dritto e io ero solo con lui, nulla. Nessuno al mondo si sarebbe frapposto ora fra noi. Ma vediamo come l'animale, nella nostra storia, non si lasci liquidare esclusivamente come rappresentazione dell'animalità e dell'istinto rimossi, perché qui succede qualcosa di diverso. La tigre assume per Pi sempre più la funzione che ha l'animale di potere per lo sciamano, con cui realizza una vera e propria fusione dell'identità. Per cui a un certo punto Pi fa l'esperienza di vedere attraverso gli occhi della tigre. E questo nel film è rappresentato con un certo effetto, come se la fusione con la tigre provocasse una modifica della capacità di vedere, di percepire e di comprendere. Quindi questo a noi ci dà un assaggio, per esempio, della varietà di modi in cui possiamo entrare in relazione con gli animali che ci appaiono in sogno, di quante cose possono portare. Poi possiamo sicuramente riconoscere in questa storia il viaggio dell'eroe, che viene narrato in molti miti e fiabe. Per le sue caratteristiche, Pi assomiglia di più all'eroe del mito, un po' proprio come c'è Ilaria, più che a quello della fiaba, perché ha una personalità complessa, soffre, va in crisi, si trasforma. Gli eroi delle fiabe solitamente sono più essenziali, il loro spessore caratteriale si limita a una caratteristica, massimo due, la forza, la pigrizia,
la bellezza, la gentilezza, il coraggio, l'astuzia, e quella caratteristica che gli permette di compiere l'azione giusta o anche l'azione sbagliata, ma al momento giusto. Questa storia ci racconta di un viaggio, ci racconta di un naufragio, ma prima ci racconta di una partenza, come ha detto Ilaria. Abbiamo una partenza voluta dal padre di P. La decisione del padre di P di lasciare il villaggio dove P stava bene, tutto sommato, ormai si era ambientato, cosa di non poco conto, si era appena innamorato. Questa decisione, dettata dalle migliori intenzioni di offrire ai figli prospettive più floride, tuttavia si rivela fatale per tutta la famiglia. Come ci ha raccontato Ilaria, moriranno nella tempesta la madre, il padre e il figlio maggiore. Quindi possiamo dire che il padre di P compie un errore fatale, che però in qualche maniera si rivela destinale per P. E qui prendiamo atto di quanto incredibilmente a volte anche i peggiori errori di un padre alla fine possano mettere uno sulla sua propria strada. Perché in questa storia l'errore del padre dà origine all'errare di P. Potremmo dire che si rivela una felix culpa. Sembra qui che anche per vie traverse questo padre, che sembrava proprio incapace di capire le cose del figlio, alla fine non manchi di svolgere uno dei compiti che nella psicoanalisi, nella clinica, nella letteratura sono solitamente attribuiti al padre, cioè lasciare che il figlio prenda la sua strada, anche ostacolandolo al limite. D'altro canto, anche Jung ci dice: partiamo tutti dal presupposto che a favorire lo sviluppo di una personalità siano le buone pratiche educative, ma è una visione miope che non tiene conto che, del fatto che la personalità si sviluppa da un potenziale, da tendenze in nuce difficili da decifrare. Secondo Jung, ciò che muove lo sviluppo non sono i buoni consigli o le buone intenzioni, ma la più naturale delle risorse, delle forze, la necessità, ovvero una motivazione data dagli eventi che spingono dall'esterno o dall'interno. Nelle fiabe vediamo spesso come siano proprio l'abbandono, il rifiuto o una scelta sbagliata da parte dei genitori a dare inizio al viaggio dell'eroe o dell'eroina. A volte vediamo proprio un'incapacità del genitore della fiaba di trattare con l'interiorità del figlio. Per esempio quelle fiabe dove l'eroe, il protagonista, deve nascondere un gioco o un'attività segreta o un talento, oppure una bambola, un bambino sottoterra o del pavimento nel tronco di un albero, perché lo sguardo troppo collettivo o di buonsenso o di protezione del papà, del padre o della madre lo potrebbero danneggiare, per cui le cose del figlio sono destinate in qualche modo a prosperare altrove, un po' come se a volte qualcosa nel giovane figlio eroe dicesse: il mio regno non è di questo mondo. E anche P è un bambino con delle passioni da nascondere, soprattutto è la sua curiosità religiosa a venire sminuita dal padre. È anche un bambino preso in giro, diverso dagli altri. E anche questo ci ricorda come nelle fiabe spesso è l'ultimo, lo sciocco, a salvare la situazione. Se pensiamo per esempio al pifferaio di Hamelin, che una volta liberata la città dei topi, offeso dalla mancata ricompensa promessa, conduce tutti i bambini del paese in una grotta e li sottrae per sempre ai loro genitori. E l'unico a salvarsi è il bambino zoppo del paese, il disabile. Semplicemente non perché sia più bravo degli altri, ma proprio il contrario, semplicemente perché è più lento e quindi è inadatto a stare sia di qua che di là. Però avrà salva la vita. Per cui si direbbe che a salvare la nostra umanità, la nostra vita, siano le nostre parti meno specializzate e più incapaci. Il nome stesso di P
come ci diceva Ilaria, contiene un segreto. Pi è il nome di questa piscina francese, per cui lo zio aveva un debole per le piscine di lusso dei francesi, il padre aveva un debole in generale per i ricchi, per i francesi, per l'Occidente, per questo tipo di civiltà, e poi era molto legato allo zio, e quindi dà a Pi questo nome e lo affida allo zio, che gli insegnerà a nuotare i trucchi del nuoto e delle immersioni. E anche nel nome, quindi non volendo, il padre di Pi nasconde un dono. La piscina, sappiamo che la piscina circoscrive, per come è strutturata, la potenza e la massa dell'acqua. Quindi potremmo dire la massa dell'acqua o dell'inconscio, potremmo dire, la riduce a una misura d'uomo. Pi quindi sembra avere per natura e per eredità alcuni strumenti per sopravvivere in mare, necessari, perché l'andare per mare ci espone al rischio di inciampare, di naufragare, di affrontare l'inconoscibile con la consapevolezza di poter andare incontro alla morte in una lotta impari. Come ci dice sempre Conrad, il mare non è mai stato amico dell'uomo, tutt'al più è stato complice della sua irrequietezza. E veniamo poi al naufragio, di cui in questi anni possiamo parlare solo con un certo pudore, perché è una ferita aperta per la nostra civiltà e per la nostra umanità in questo momento. Allora, in letteratura il naufragio ha valenze molto diverse, così come vediamo sono diversi gli atteggiamenti dell'eroe. Spesso il naufragio è raccontato come un'offesa alla nostra onnipotenza. La grande e potente nave non regge la forza d'urto dell'acqua e così si spacca. Un naufragio dei sistemi collettivi di adattamento, con le conseguenze che di questo paga anche l'io dell'individuo. Nelle fiabe, per esempio, questo è rappresentato dalla caduta o il fallimento del regno, per cui occorre che cambi il re. A ben fare i calcoli, da ogni parte c'è un naufragio, ci dice Petronio nel Satyricon, dove il naufragio è proprio una severa smentita delle vanità. Ma nella mitologia troviamo tante altre disposizioni al naufragio e reazioni. Abbiamo per esempio la disposizione paziente di Enea, che intraprende un percorso verso l'ignoto, sacrificandosi per creare, in ascolto della volontà divina, una nuova civiltà. Quindi abbiamo da un lato per esempio Enea, che rappresenta la pietas o la pazienza, che lo costringono ad arrivare naufrago, ospite in terra straniera, sopportando la sofferenza, il dolore, accettando cose che non vorrebbe. Diverso, per esempio, conosciamo Odisseo, un altro atteggiamento nei confronti del mare, del naufragio. A lungo errò e molti dolori patì in cuore sul mare, ma è anche l'uomo ricco d'astuzie, che distrutta la rocca di Troia, di molti uomini, di delle città, e ne conobbe la mente. E così vediamo anche Pi all'inizio lottare con tutti i mezzi per fronteggiare la situazione. Nelle fiabe, per esempio, l'eroe ricorre all'uso di trucchi per ingannare la sorte. Pensiamo, molto noto a noi, Pollicino, che semina i sassolini bianchi per ritrovare la strada di casa e poi le bricioline. E questo per un certo periodo riesce ancora a risparmiare all'eroe la prova suprema, la cosa che gli fa più paura. L'uso di stratagemmi, per esempio nelle fiabe, ma anche nei sogni, a volte l'uso della magia. Per esempio, non so, quei sogni dove c'era un serpente, a un certo punto io lo prendo, lo sbatto contro il muro, con una forza superiore in realtà alle proprie capacità. Lì viene fuori come una volontà di potenza dell'io a cui l'io ricorre per proteggersi, per esempio, da un forte conflitto che lo minaccia.
perché è necessario in certi momenti rimandare l'elaborazione del conflitto e la sofferenza che questo provocherebbe, perché forse in certi momenti è molto pericoloso stare di fronte all'assalto di forze distruttive, e quindi è fondamentale rimuovere. Ma poi può essere che si arrivi al punto invece in cui tutto questo non è più sufficiente. E allora, come nella storia di P, il cielo si fa scuro, le nuvole più pesanti, il buio scende, la tigre ha preso possesso della barca di P e lui si ritrova confinato su un trabicolo galleggiante composto da un salvagente e quattro remi incrociati. E allora lì il giovane P è come, un po' come l'io in momenti di crisi profonda. Sia che si tratti degli avvenimenti oggettivi della vita oppure delle versioni di contenuti inconsci o di stati regressivi, e lì tocca con mano la sua relatività, se messo a confronto con la potenza della natura e dell'inconscio. È l'ora della resa e dell'abbandono per P. In alcune fiabe questo è proprio il momento dell'annegamento, senza via di scampo. Il protagonista si trova in una stanza chiusa senza porte e l'acqua sale e non si può fare niente. E sono quei momenti in cui siamo intrappolati, per esempio, nel nostro proprio essere, ci troviamo ad affrontare l'inconscio che emerge in forma sempre più minacciosa e incalzante. In alcune fiabe, cosa si fa? Si va a dormire o si piange per notti e per giorni? In alcune ci si rimette proprio alla volontà di Dio. E anche P, nella disperazione, lascia proprio il gioco nelle mani di Dio. Dice: qualunque cosa tu voglia, mostramela, voglio conoscerla. L'unica facoltà che gli resta, legato mani e piedi, è quella di domandare a Dio cosa vuoi che accada adesso. Voglio vedere qual è la tua volontà. Di fronte a certi momenti di profonda regressione o in balia di forze complessuali prepotenti, può essere interessante vedere cosa succede se uno dice: adesso mi fermo e osservo. Preso atto che non ho più margine di manovra, provo a dare un nome, a nominare il caos. Per esempio, quando si introduce un po' di riflessione in situazioni di grave impotenza. Allora P comincia a distinguere, viene il dubbio, poi viene lo scetticismo, poi scarta la fiducia, scarta la speranza, vede la paura, si accorge per esempio, come ci raccontava prima Ilaria, che la paura della tigre lo aiuta e lo salva dalla disperazione. E poi comincia a capire che non può addomesticare la tigre, ma la può ammaestrare, perché a un certo punto arriva il momento di ricordare che lui è l'uomo e che quella è la tigre. Poi scopre che può intrattenersi con i suoi pensieri, oppure con dei giochi numerici, oppure cantando, cioè fa ricorso a quei principi d'ordine primitivi di radicamento e ancoraggio che ci permettono di non perdere il senno. Per cui vediamo una specie di, un po' detto male, una specie di naufragio con metodo, potremmo dire. Cadere e contemporaneamente dare forma al caos, riconoscere delle figure nella notte. Per esempio, un giovane paziente aveva sognato in un momento simile la figura, diciamo, di una spirale discendente, come se nella discesa, non si perdesse la possibilità di trovare una forma, un filo di senso. Per cui ci dicevamo: va bene, giù, stiamo andando giù, pensavamo, però possiamo dare i nomi alle cose che in qualche modo arredano l'abisso. Tutelando quella piccola luce di cui parla Jung in uno dei suoi sogni, del periodo dell'università, in cui lui racconta: era notte, mi trovavo in un posto sconosciuto e camminavo lentamente e con fatica contro un forte vento. Dappertutto intorno v'era una fitta nebbia. Con le mani facevo schermo a un fievole lume che minacciava di spegnersi a ogni momento. Tutto dipendeva, dal riuscire a tenere viva quella piccola luce.
Improvvisamente vedevo sopraggiungere alle spalle una figura nera gigantesca che mi seguiva. Ma al contempo avevo coscienza, nonostante il mio terrore, di dover salvare la piccola luce tutta la notte e nel vento senza badare al pericolo. Quel sogno fu per me una grande illuminazione. Quindi mi sembra che anche l'atteggiamento di P, a un certo punto sia proprio quello di tutelare quella piccola luce, salvaguardarla e tenerla accesa.